abbiamo visto molte realtà, molte esperienze, molti dati diversi che ci regalano una visione, diciamo, dell'Italia che si sta preparando al futuro tra luci e ombre. Sicuramente ci sono molte differenze territoriali, noi abbiamo visto poi sotto le differenze tra una regione e l'altra, naturalmente anche all'interno delle singole regioni ci sono molte differenze, insomma aree rurali piuttosto che aree cittadine, con una crescente polarizzazione, insomma, in termini di ricchezza, crescita, insomma, ovviamente sulle aree urbane. Certamente abbiamo cercato di vedere soprattutto quelli che a nostro avviso sono gli indicatori chiave, quindi l'innovazione, la ricerca, le infrastrutture e anche, diciamo, i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, insomma, dalla pressione fiscale alla digitalizzazione e infine ai tempi di pagamento dei fornitori, diciamo, da parte della pubblica amministrazione. E ci sono alcune cose che sono migliorate, insomma, nel tempo, pensiamo ad esempio agli stessi tempi di pagamento, però certamente rimangono, insomma, molti fattori su cui lavorare. E, diciamo, per chiudere direi, se ne è parlato anche oggi, cercare di lavorare tutti nella stessa direzione, che poi è anche un po' lo scopo, diciamo, dei nostri tavoli in generale, in particolare, insomma, in questo caso a livello territoriale. Ci vuole più dialogo tra centro e periferia, ci vuole più dialogo tra i vari rappresentanti istituzionali a livello territoriale, ci vuole più dialogo tra pubblico e privato. Insomma, questo credo che sia il messaggio principale.